Mercoledì 23 agosto alla Corte Malatestiana di Fano si svolgerà un nuovo incontro redatto dall'amministrazione comunale sulla presentazione della riqualificazione della fontana di Piazza 20 Settembre. Il ciclo di incontri aperto ai cittadini dal titolo I luoghi della cultura vedrà l'illustrazione degli interventi insieme ad alcuni cenni storici sulla fontana. Un progetto su cui insieme agli uffici tecnici ma anche all'architetto Martufi e a un restauratore stiamo lavorando da più di un anno e mezzo. Un lavoro complesso, un lavoro che abbiamo fatto proprio a strati perché appunto è stato approfondito uno studio su più livelli, a nuvola di punti, dall'alto attraverso un drone per capire un po' la formazione, perché ricordiamo questa è una fontana che a fine del XVII secolo si trasformò da quello che era un profilo rinascimentale invece poi a quello che invece oggi assume proprio veramente un'identità quasi barocca. Quindi in questo caso noi oggi con questa nuova riqualificazione, perché l'ultima risale al 2003 che è stata fatta dal Lions, quindi dal Club Lions al quale siamo grati, ma oggi era assolutamente necessario non solo rigenerarla ma anche lavorare su tutto quello che è la parte bassa della parte idraulica e soprattutto nella rivalorizzazione e nel riconsolidamento di tutti quelli che sono gli elementi scultori. Una vera novità ci sarà perché grazie a questo studio abbiamo scoperto che c'è un gradino che è stato un po' sommerso dalla nuova pavimentazione, per cui faremo riemergere alla luce anche tutti questi elementi che hanno fatto della fontana proprio un elemento identitario a tutti gli effetti. Un intervento dal costo di circa 220.000 euro e con termine dei lavori nella primavera del 2024. Il progetto di riqualificazione della Fontana della Fortuna viene presentato all'interno del ciclo dei luoghi della cultura. Perché? Perché afferisce alla piazza e la piazza è un luogo della cultura. Quindi in questa occasione noi presenteremo il progetto di riqualificazione della fontana, ma racconteremo anche la piazza. La piazza che è un luogo della cultura, lo abbiamo visto da anni quando ospita eventi importanti, in primis Passaggi Festival, ma quest'anno anche il cinema che per la prima volta nella storia di Fano è arrivato in piazza con un enorme successo. Vediamo che la piazza è un luogo fondamentale per ospitare eventi, un luogo fondamentale per la cultura. Quindi racconteremo la piazza, la sua storia, le sue curiosità e così capiremo anche perché il terzo gradino è stato nascosto, capiremo cosa nasconde la piazza sotto e cosa ospitava sopra, anche nel passato.